E quindi sono arrivato in Italia a 18 anni, perché fino a lì stavo in Belgio. Quando sono arrivato in Italia ho dovuto fare l'addestramento del giovane italiano, che voi magari non sapete neanche che è, cioè avete nel sangue, capito? Ma se vai da fuori ci stanno delle cose che non sai fare di base, che devi imparare a fare. Tipo, imparerai a pesare la pasta con gli occhi. Se la pasta solo in Italia, ragazzi, ma... L'hai mai vista una conversazione fuori dall'Italia che dice sto piatto? Mi sono 80 grammi questi qua. Ti avevo chiesto 100, se non sbaglio, ti avevo chiesto 100, però no. Ho detto metti 100 grammi e ho messo 80, che famo adesso? Questa cosa. Imparerai... Il bidet. Il bidet? Imparerai il bidet. Ok. Imparerai, sì, l'aggiungo. Imparerai... adesso me l'ho ascoltato. Imparerai a scrivere appena uscito dalla doccia, tipo c'è un appuntamento, sto per strada. Non stai per strada, la strada non inizia dalla doccia prima della tua stanza, la strada inizia da fuori dalla tua, lo sapete questo, no? Porca vacca. Imparerai. C'è il livello, ultimo, è tipo il nirvana quello. Perché quello tipo neanche voi ce la fate. Tipo imparerai a grattugiare il parmigiano sopra il piatto senza metterlo intorno. Possibile. Quello ce la fa solo il nostro Buddha, vi Mattarella, cioè, ma è l'unico che è già stato visto grattugiare il 100% va dentro. No, ma c'è presente quel movimento in cui grattugi e tipo va un po' fuori, allora tipo cambi inclinazione, cambi velocità, ma non cambia niente, diciamocelo. E quindi a un certo punto ti arrendi e dici fanculo tempesta di parmigiano, ti sei visto, ti hai grattato tutto spiano, e poi questa cosa al limite della decenza, da dire. Alzate la mano se siete preoccupati dal riscaldamento climatico. Ok, buona maggioranza. Poi io sono abbastanza preoccupato, stavo parlando con mia nonna l'altro giorno e stavo a spiegare questa cosa. Non ho l'impressione che stesse capendo granché, perché quando gli ho detto che la terra si stava riscaldando mi ha detto, perché non mettiamo dei condizionatori per le strade? In realtà non sapevo troppo, quindi, perché non è una così brutta idea, diciamo, la terra. No, io sono preoccupato e cerco di fare delle cose, capito? Qualche tempo fa sono capitato su una società che si chiama 4Ocean. La conoscete, la 4Ocean? Sì. Sì, è conosciuto. Spiego piccolo, per chi non lo sa, se no fa un inside joke tra noi, fa ride. Per chi non lo sa, la 4Ocean è una società che raccoglie la plastica degli oceani, la ricicla e ci fa dei braccialetti che poi vende al pubblico. Quando ho visto questa cosa ho detto, figo, compriamo un braccialetto, capito? E' lì che vedi che salvare il mondo non è così semplice, perché poi è passato un po' di tempo, capisci, ci voglio un braccialetto, ero contento, e un giorno stavo al mare, schiaccia 7 in acqua. E ho perso il braccialetto dentro di me. Che è successo? Ho perso il braccialetto normale, ho sentito una merda, non c'è dei problemi. Che mi sono immaginato pure questi qua della 4Ocean, capì, qualche mese dopo in mare, che hanno attaccato la tasca. Oh yo folks! There's a piece of plastic over there! Wait up! I'm gonna take it! Oh, you gotta be kidding me! Era vero allora? O muori d'eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo? What a glorious feeling, and I'm happy again.